Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Vivere la Speranza. In questa domenica di Pasqua, il popolo cristiano e tutti gli uomini che cercano Dio sono chiamati a celebrare e a vivere l'evento degli eventi. Pesà, Pasqua, il passaggio di Cristo dalla morte alla vita. Ha scritto Hans Urs von Balthasar: la risurrezione non è solo la vittoria personale che Gesù ha riportata nel mirabile duello che la morte e la vita hanno ingaggiato nella sua persona. Cristo risorto non è solo il condottiero della vita che era morto e che ora regna vivo. Non è solo colui che è penetrato nel regno della morte e ne è uscito da padrone come il vivente. Io sono il vivente, io ero morto, ma ora vivo per sempre, ed ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. È anche colui che dà la vita a tutti gli uomini. La risurrezione, infatti, è principio di vita nuova per tutti gli uomini, che in Gesù risorto diventano figli adottivi di Dio, ed è fondamento della risurrezione corporea degli uomini e del rinnovamento del mondo visibile alla fine della storia umana. Nulla, né gli uomini, né il mondo, né la storia, resta fuori dall'influsso redentore e rinnovatore di Cristo risorto. Cristo Gesù non è più nella tomba che aveva custodito il suo corpo. Egli è vivo e vero perché è risorto, e quindi è sempre presente in mezzo a noi. Cristo risorto si rende presente in mezzo a noi facendosi Chiesa, suo corpo, e ci invia nel mondo perché attraverso la Chiesa possa rendersi presente a tutti gli uomini. La Chiesa nasce dalla presenza di Cristo, meglio, dal Cristo risorto che si rende presente, ed è chiamata a sua volta a rendere presente Cristo. In realtà è sempre Cristo risorto che genera la presenza di se stesso nello Spirito tra i Suoi. L'iniziativa e l'efficacia di grazia sono Sue e solo Sue, ma ciò Egli opera non senza la cooperazione di tutti noi, che come Suo corpo ha già strettamente unito a Sé. Per effetto di questa vittoria sulla morte, oggi parliamo della presenza di Cristo nella sua Chiesa. Difatti, Gesù è sempre presente, dinamicamente presente, mediante il suo Spirito nella vita della Chiesa. Il filosofo e teologo Don Raffaele Pettinuzzo, parroco di Paupisi, ci parla di questa divina presenza di Gesù in mezzo a noi. Una presenza con la quale Gesù ci rende partecipi della sua vita divina e ci chiama a prolungare nel mondo la sua missione. Il programma prosegue con lo spazio dedicato al Vangelo della Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore, oltre alla successiva riflessione, ed infine il Terra Santa News, inviateci dal Christian Media Center di Gerusalemme. A tutti, cari amici di Vivere la Speranza, ben ritrovati. Benvenuto. Grazie, grazie. Il rapporto del Dio di Israele con il suo popolo nell'antica storia della salvezza anticipa quella che è l'intima e amorevole relazione tra Cristo e la Chiesa. Noi sappiamo dalla Bibbia che Dio in tanti modi ha rivelato e manifestato la sua presenza nel popolo di Israele. Ci sono dei momenti importanti di questa storia in cui la presenza di Dio si è fatta in modo particolare sentire. Allora, Chiesa, che cosa significa essere Chiesa? La Chiesa è un popolo, è un insieme di uomini. Così come il popolo ebraico veniva convocato attraverso Abramo, poi Mosè, i profeti,
è una convocazione che non è un rimanere fermi, ma è un chiamare fuori. Abramo, vai, parti nella terra che ti darò. E quindi la Chiesa è un popolo, un insieme di uomini che sono convocati da Dio, chiamati, venite qua, chiamati, accolti da Dio in Cristo, accolti e inviati, chiamati perché insieme vadano per le vie del mondo. Quindi, in seguito a questa chiamata, a questa convocazione, come popolo si è poi inviati ad andare fuori, là dove Egli, Gesù, ci chiama. Ecco perché il Santo Padre Francesco spesso dice andate. La Chiesa è un andar fuori. La Chiesa è un vivere sulle strade, perché è un popolo continuamente in cammino. In cammino per che cosa? Verso il Regno di Dio. Ma il Regno di Dio lo si acquista come? Il Regno di Dio ci è stato promesso da Gesù attraverso la sua passione, morte e risurrezione. E quindi siamo insieme, tutti insieme, verso il Regno di Dio. Ma voglio precisare qui, tutti. E apro una parentesi, e i divorziati, e gli omosessuali, e coloro che si ribellano a Dio, e gli atei, e coloro che combattono la Chiesa e combattono le verità di Dio. La Chiesa tutto e tutti accoglie, accoglie per medicare, accoglie per amare, accoglie tutti e tutto, significa accoglie i peccatori, nessuno escluso, ma la Chiesa non giustifica il peccato. La misericordia della Chiesa che accoglie tutta l'umanità, nessuno escluso, tutti i peccatori, ma non ne condivide il peccato, non giustifica il peccato. Accoglie il peccatore, lo comprende, lo ama, piano piano cerca di fargli capire l'amore di Dio, per poi sperimentare la libertà di vivere nelle verità di Dio. Ma il peccato rimane, non posso cancellare il peccato. Sodoma e Gomorra pecca, ma non posso dire che Sodoma e Gomorra non abbiano peccato e cancellare quella che è la giustizia di Dio. Non sta a noi giudicare, ma noi con le nostre parole o la nostra mentalità non dobbiamo cadere nel pericolo necessariamente di giustificare il peccato. Amare, accogliere tutto e tutti, per che ognuno di noi sia redento, da peccatore a salvato, e diventi figlio di Dio in una vita di santità, non in una vita di peccato, perché sennò altrimenti vana sarebbe stata l'incarnazione di Cristo, vana la sua risurrezione, vana la stessa presenza e missione della Chiesa. Tra le immagini che richiamano la presenza di Dio c'è quello della tenda, che evoca la tenda del convegno, cioè il luogo dell'incontro tra Yahweh, Dio, e Mosè, il luogo dell'abitazione di Dio, il luogo che ospitava l'arca dell'alleanza, considerata come il trono di Dio.
ma Israele non è mai arrivata a concepire una presenza reale, fisica, di Dio in mezzo al suo popolo. Questo è avvenuto invece con Gesù Cristo. Nella sua Epistola ai Cristiani di Colossi, l'Apostolo Paolo scrive che Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, e Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Allora, partendo dalla straordinaria proclamazione dell'ebreo e fariseo Paolo di Tarso, ci domandiamo come la comunità di Gesù ha riconosciuto nelle sue parole e nei segni la presenza del Dio della rivelazione. La presenza di Dio nella Chiesa. Qui ci fa capire che non soltanto è grande il mistero di Cristo, ma è anche grande il mistero della Chiesa. Perché noi sperimentiamo fisicamente, non solo nello spirito, ma anche, diciamo, corporalmente, la presenza di Dio. Perché? Perché la Chiesa è corpo mistico di Cristo. La Chiesa è il corpo di Gesù. E questo corpo, che è il corpo di Cristo, vive nel tempo la stessa vita di Gesù, nei momenti di sofferenza e di redenzione, ma ancora in questo essere corpo mistico la Chiesa è sacramento di salvezza. Non perché gli uomini della Chiesa possono dare chissà che cosa, ma proprio perché la Chiesa è sacramento di salvezza, dà la vita attraverso tutti i sacramenti. Allora la Chiesa è quel mistero più grande, è il corpo mistico di Gesù. E per questo viene a volte dilaniata, attaccata, ferita, anche negli scandali che noi subiamo di alcuni uomini, laici, sacerdoti che appartengono alla Chiesa. Ma le sofferenze di questo corpo che è la Chiesa diventano le stesse sofferenze di Gesù, perché è tutt'uno, non c'è separazione. Far soffrire la Chiesa e far soffrire Gesù, tradire la Chiesa e tradire Gesù. Allora qui non tradiamo la Chiesa, non la abbandoniamo, perché tanti uomini e donne nel tempo hanno dato la loro vita per la Chiesa, per tutti noi, popolo di Cristo. E la Chiesa, questo corpo di Gesù, Gesù stesso, diventa visibile concretamente in una persona, che è il suo vicario, che, come dice Santa Caterina da Siena, è il dolce Cristo in terra. E noi, nel seguire il capo, la testa, lo seguiamo nella visibilità concreta di Cristo, che è capo della Chiesa, nel suo vicario, che in questo momento è Papa Francesco. Anche Papa Francesco quanto è attaccato. Ma io prego per il Papa, sono vicino al Papa. Chi non segue il Papa non segue Cristo e tradisce la Chiesa, perché noi siamo l'ovile, siamo il gregge di Gesù, la cui porta nell'entrare nell'ovile è Gesù stesso. È l'unico ovile, è la Chiesa cattolica, che accoglie nel proprio ovile anche quelli che non ci appartengono, anche quelli che non sono dei nostri. Si lamentavano gli apostoli: abbiamo sentito qualcuno che caccia i demoni in tuo nome. E cosa dice Gesù? Se non hanno fatto nulla di male, lasciateli fare.
Allora la porta è sempre Gesù per entrare nell'ovile che è la Chiesa Cattolica. Attraverso di Lui siamo diventati cristiani. E ancora, la Chiesa è un campo da coltivare. A volte viene seminato, nascono le piantine, il grano è quasi pronto, e magari uno scandalo e altre situazioni problematiche distrugge tutto il raccolto. E allora la Chiesa, i sacerdoti, che cosa devono fare? Devono ricominciare ad arare il terreno, a seminare la parola e ricominciare tutto da capo, usando anche magari le proprie ossa per arare la terra. Cosa significa? Le proprie sofferenze offerte e donate a Gesù per la sua Chiesa, perché il suo sangue che salva. E ancora, e qui c'è qualcosa di importante da precisare, la Chiesa, se non è incarnata in Cristo, non va. E qui è l'immagine della vite. La vite selvatica per portare frutto. C'è l'innesto. L'innesto in Cristo. Ma se questo innesto muore, se la mia vita in Cristo non c'è più, la vite ridiventa selvatica e non dà frutti buoni. Ecco che l'innesto in Cristo, la Chiesa incarnata in Cristo, deve essere qualcosa di vivo, di concreto, di reale. E se le cose vanno male nella Chiesa, è perché seguiamo la nostra mentalità di uomini, e la nostra mentalità non è più trasformata, trasfigurata nel modo di pensare di Dio, cioè non è più incarnata, innestata, non riceve il sangue da Cristo stesso, ma ci alimentiamo col nostro sangue e diventiamo selvatici. Dopo aver condotto per mano i suoi discepoli perché giungessero alla piena conoscenza di Lui, Gesù ha voluto dare ad essi e quindi a noi degli stimoli, degli impulsi essenziali perché essi comprendano che con Lui Dio sarà sempre presente in mezzo al suo popolo, l'Israele di Dio, come scrive Paolo ai Galati. Soprattutto Gesù ha voluto dare alla sua Chiesa il segno pieno della sua presenza, l'Eucaristia. Nel pane consacrato è presente lo stesso Gesù che si è fatto conoscere dai suoi amici. Ma oltre a questo segno sacramentale, in quali altri modi Gesù si rende presente nella sua Chiesa? Gesù si rende presente nella Chiesa perché è con noi. Ed è in cammino con noi nella terza persona della Santissima Trinità. Cristo ha detto: non vi lascerò soli, io sarò con voi sino alla fine del mondo e vi manderò il Consolatore, il Paraclito, lo Spirito Santo. Dunque, chi è il Paraclito? Cioè lo Spirito Santo. Paraclito significa colui che è vicino a me. Colui che è vicino a me. Significa che in ognuno di noi agisce ed è presente la terza persona della Santissima Trinità, cioè l'azione dello Spirito Santo. E l'azione dello Spirito Santo noi la sperimentiamo in modo praticissimo nell'Eucaristia, perché l'Eucaristia ci rigenera, ci dà la vita. Affaticati, oppressi, non riusciamo più ad amare,
abbiamo sfiducia negli altri. L'Eucaristia, mangiare il corpo di Gesù, il sangue di Gesù che noi beviamo ed entra nel nostro sangue, ci rigenera, ci dà nuova energia. E stanche che eravamo, rinasciamo più forti di prima. E ammalati che eravamo, guariamo. E con brutti pensieri, con pensieri di tenebre e di oscurità, i nostri pensieri diventano dolci, luminosi, pieni di speranza. Se non ce la facciamo più a lavorare, rigenerandoci dentro pace, gioia, speranza, anche un duro lavoro diventa soave, perché tutto Gesù alleggerisce con la sua Eucaristia. È come se noi nel momento dell'offerta eucaristica diamo la nostra croce pesante e Lui, dandoci se stesso come cibo, il nostro gioco, la nostra croce da pesante è leggera. Ecco cosa fa l'Eucaristia. Ci trasforma la croce che abbiamo e non ci schiaccia più. Non sono più macigni le nostre problematiche, le nostre difficoltà, ma in Cristo, innestati in Lui, cibati da Lui, anche i più pesanti massi diventano leggeri. Ma ancora, i cristiani sono sale della terra. E la domanda che ti faccio, Beppe, il sale è tanto. Quando tu metti del sale nella pasta, non è che a un chilo di pasta metti un chilo di sale. Chi è che mangia quella pasta? Nessuno. Vuol dire che essere sale della terra non è la quantità, ma è la qualità. Un pizzico di sale dà sapore a tutta la pasta. Ecco che pochi cristiani possono dare sapore a tutta una comunità. Perché? Perché sono innestati in Cristo. Basta essere testimoni. Vedi, quando tu in un gruppo entri, sono tutti tristi, amareggiati, arriva uno che è gioioso, pieno di speranza, pieno di bellezza interiore. Ma è una gioia, una speranza, una luce che contagia. E senza accorgersene, tutti diventano allegri, gioiosi, pieni di vita. Uno è stato un granello di sale per tutto un gruppo. Allora, se in noi non c'è Gesù, siamo un sale insipido. È tutta apparenza. Vieni dentro in chiesa e vedi delle persone triste, perché sono diventate sale insipido. Mentre se sale che sa sapore, sale vero, perché vive Gesù in me, entri in quella chiesa e c'è vita, c'è gioia, c'è speranza. Perciò ritorniamo a riconoscere Gesù in cammino accanto a me nella mia vita. Benissimo. Prego. E chiudiamo questo nostro incontro con un accenno all'episodio di Emmaus, dove, come in una sapienta tecnica fotografica di sovrimpressione, sono evocati due momenti, possiamo dire, o due livelli della presenza di Cristo nella Chiesa, che alla fine si fondono in uno solo. Da un lato c'è l'apparizione del Cristo risorto, che convoca i discepoli, illumina la parola, spezza il pane. Dunque Gesù presente che precede la Chiesa. Dall'altro i discepoli che riconoscono Gesù proprio quando si nasconde ai loro occhi, perché ormai vive in loro e tra loro, grazie alla parola che li ha illuminati, al pane che li ha nutriti di sé. Così Piero Coda dice e scrive: possiamo dire dunque, Don Raffaele, che l'episodio di Emmaus esprime in perfetta sintesi l'immagine
più viva e fedele della presenza di Cristo in mezzo a noi, oppure c'è dell'altro? No, questo è il momento importante della presenza di Gesù in mezzo a noi. Nei confronti dell'episodio di Emmaus, di questi qui che avevano perso speranza, se ne ritornavano a casa, quindi in un certo senso tutto era perduto. Che cosa cambia improvvisamente? E quindi qualcosa cambia fondamentalmente in loro. Che cosa è accaduto? Al di là di tutti gli episodi, apro una parentesi. Il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium dice una cosa fondamentale, importante. Chi non ha fatto esperienza di Gesù non può dirsi cristiano. E questo mi ricorda quello che aveva detto Benedetto XVI. I cristiani del terzo millennio o sono mistici o non saranno cristiani. E cosa significa mistico? Significa misterioso, cioè significa fare esperienza del mistero di amore che è Gesù. E proprio nell'introduzione dell'Evangelii Gaudium, Francesco dice: chi, sperimentando la sofferenza, il dolore, la morte, la sconfitta, la fragilità, tutti gli aspetti di morte, sperimentando questa perdizione totale dell'uomo, conosce Gesù, ne fa esperienza e riceve, da morto che era, riceve la vita, e da cadavere è vivo dentro, ma vivo veramente, gioia, amore, pace, libertà. Che cosa fa e che cosa ha vissuto? Ha fatto esperienza di Gesù. Che cosa ha cambiato dunque quei due uomini in direzione verso Emmaus? Che hanno fatto esperienza di Gesù. È l'esperienza di Gesù che ti cambia, che ti trasforma, che ti fa convertire, ma proprio una conversione a U, torni indietro, perché dici: io ho conosciuto Gesù e sto così bene, la mia vita è nuova, non lo voglio più lasciare, lo voglio seguire. Allora, il momento eucaristico è fare esperienza di Gesù, concretamente, perché è presente in mezzo a noi. Bisogna, come dire, insegnare, formare il popolo di Dio a fare e come si fa esperienza di Dio. Bene, Don Raffaele, noi la ringraziamo per averci accolto. Grazie, grazie infinite. Per averci concesso questa intervista. Grazie, grazie. Tanti infinite. Auguri a Telebene e a tutti gli amici di Telebene. Grazie. Benissimo, grazie. I principali indizi della risurrezione di Gesù
sono il ritrovamento del sepolcro vuoto che prendiamo in considerazione proprio nel Vangelo di questa domenica di Pasqua e le apparizioni del risorto. Ma non si tratta degli unici indizi razionali della risurrezione, ce ne sono anche altri che vanno considerati. In primo luogo, come scrive il teologo spagnolo José Miguel García, la sorprendente predicazione apostolica su Gesù, dopo la condanna del Tribunale Supremo ebraico e la sua ignominiosa morte sulla croce. Per ogni fedele ebreo, la condanna del Sinedrio rappresenta il giudizio di Dio. E allora come è possibile, quindi, che alcuni giudei non accettino come definitivo il giudizio del Sinedrio e soprattutto che quegli uomini, cioè gli apostoli, dopo la morte del loro maestro, osino predicare che la pienezza della vita umana viene concessa ai discepoli di Gesù? O meglio, come si spiega il fatto che riconoscono pubblicamente questo condannato come il salvatore degli uomini, come colui che ottiene la remissione dei peccati e ristabilisce l'amicizia con Dio? L'unica spiegazione possibile è la risurrezione di Gesù, un fatto inaudito da essi considerato il vero giudizio divino. Risuscitandolo dai morti, Dio conferma la pretesa di Gesù e si pronuncia in maniera categorica contro la sentenza del Sinedrio. In sostanza, il fatto sorprendente della risurrezione è l'unica ragione veramente esplicativa dell'esistenza della predicazione cristiana. Allo stesso modo, l'esistenza della Chiesa e la sua permanenza nella storia ha bisogno della risurrezione di Gesù. L'imprescindibile fondamento della comunità cristiana è Gesù risorto, la sua viva presenza. Gli scritti del Nuovo Testamento ci fanno vedere che la Chiesa nascente è un edificio sorretto dalla risurrezione di Gesù come un principio imprescindibile. Se non ci fossero stati uomini che potevano dire «abbiamo visto il Signore» e la cui vita fu trasformata da questo fatto, non ci sarebbero stati né quello che chiamiamo cristianesimo né la Chiesa. Senza la risurrezione di Gesù, anche la celebrazione della Domenica sarebbe un enigma. Infatti il giorno sacro per gli ebrei è il sabato, come stabilito dalla Torah. Se non ci fosse stata la risurrezione di Gesù, sarebbe inammissibile che la comunità cristiana primitiva, composta da ebrei, scegliesse la domenica, cioè il primo giorno dopo il sabato, come scrivono i Vangeli, come giorno sacro al posto del sabato. Proprio questo giorno sarà chiamato giorno del Signore e quindi domenica. Ed è proprio in questo giorno che avviene l'evento di tutti gli eventi. Ma ora lasciamo parlare il Vangelo. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario,
che gli era stato posto sul capo, ma non per terra, con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Tutto è avvenuto in un istante. Improvvisamente il corpo di Gesù ha ripreso vita ed è passato alla vita in Dio. Questo transito improvviso dalla morte alla vita è avvenuto con ogni probabilità, non nel buio assoluto della tomba nella quale giaceva il suo corpo martoriato, ma con un fulmineo bagliore di luce. Ci sono degli elementi probanti che ci inducono a pensare a questo evento così avvenuto e che Giovanni, forse più di Pietro, ha particolarmente notato, anche perché era presente al momento della sepoltura di Gesù. Quindi Giovanni ricorda molto bene come Gesù è stato avvolto nella sindone, nelle bende e nel sudario. Innanzitutto, il verbo originale greco, keimena, utilizzato da Giovanni nel suo Vangelo, indica un giacere a terra, come se i lini, cioè le fasce, le bende che avvolgevano il corpo di Gesù, fossero sgonfiate, afflosciate, perché dentro di esse non c'è più il corpo di Gesù a tenerle rigonfie. Cioè è venuto meno il corpo che c'era dentro. Eppure le bende sono tutte avvolte in una posizione di avvolgimento, così come la sindone. Ma c'è un altro elemento molto importante da non sottovalutare. Quando Pietro e Giovanni entrano nel sepolcro di Gesù, le 100 libbre di profumi portate da Nicodemo, 100 libbre corrispondono a più di 45 chili, utilizzati come usanza seppellire per i giudei, sono scomparse del tutto, volatilizzate, mentre le fasce e il sudario sono asciutte. Questo ci riporta a quanto detto prima, cioè all'idea che un'improvvisa e contemporanea irradiazione di luce e di calore può aver fatto evaporare gli oltre 45 kg di profumi. Come non pensare al lampo di energia che, secondo gli studiosi, avrebbe dato vita all'immagine dell'uomo della sindone. Qui la scena è piuttosto insolita. Le fasce sono rimaste al loro posto, afflosciate su se stesse, ma ancora in posizione di avvolgimento. È il segno che Gesù si è sottratto dall'interno in maniera misteriosa alla sindone, alle bende e al sudario che lo avvolgeva. Ha passato attraverso la materia di questi tessuti. Insomma, è risorto. Questo significherebbe che nel momento della risurrezione
Gesù ha acquisito nuovi attributi che lo hanno esentato dalle leggi dello spostamento dei corpi. Difatti, quanto diciamo è coerente con le successive apparizioni del risorto, come vedremo nelle apparizioni pasquali. Infatti Gesù apparirà a porte chiuse e scomparirà allo stesso modo, così come avverrà sulla strada per Emmaus, dove apparirà a due discepoli, ma sarà riconosciuto solo allo spezzare del pane. Avremo modo di commentare questi brani evangelici. E vengo alla conclusione, cari amici. Cristo è risorto e la gioia è veramente grande per tutti noi che ci siamo affidati alla sua parola e all'olio della sua amicizia, del suo amore, della sua vita divina. La sua risurrezione è un evento storico indiscutibile che ha trasformato i suoi discepoli, gli stessi che di fronte alle prime difficoltà si erano dati alla fuga, in apostoli instancabili e coraggiosi di questo annuncio, disposti finanche a dare, come è successo quasi per tutti, il loro sangue a testimonianza di quello stesso Gesù morto che essi hanno visto risorto. Non mostrandosi ai nostri sensi, Dio non si prende gioco di noi, vuole solo aiutarci a crescere, a camminare sulle nostre gambe, a scoprire da soli, anche se è Lui stesso a guidarci, cosa significa creare una storia senza Dio. Lo vediamo molto bene oggi, specialmente in un Occidente che pretende di fare a meno di Dio. E cosa può essere invece una storia intessuta d'amore con Dio e con i nostri simili? Una storia dove Gesù Cristo, il risorto, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il senso stesso dell'esistere, è il centro, è il cuore, è il culmine. Questa è l'unica storia capace di trasfigurare una volta per sempre quel mondo che Dio ha creato con amore per mezzo di Gesù, ha redento con amore e nello Spirito Santo santifica nell'amore. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vi aspettiamo sulle frequenze di TSTV ogni giovedì alle ore 21, venerdì alle 18, sabato alle 15:30 e domenica alle 8:30 e 19:30. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Il 14 aprile si tiene la colletta del Venerdì Santo, i cui proventi servono per sostenere la presenza cristiana in Medio Oriente e custodire i santuari. Il quarto speciale per scoprire come vengono utilizzate le donazioni raccolte con la colletta del Venerdì Santo. Ce lo racconta il parroco di Aleppo, padre Ibrahim As-Sabah. Nel 2017 le chiese d'Occidente ed Oriente celebrano la Pasqua nella stessa data, una felice coincidenza che facilita la vita di famiglie e parrocchie e conferma il recente avvicinamento tra le comunità.
pellegrini americani alla scoperta della geografia della salvezza, la loro esperienza di fede ripercorrendo i passi di Cristo. La colletta in favore dei cristiani di Terra Santa, un'iniziativa che risale al tempo di San Paolo, quando lui stesso esortava i cristiani ad aiutare la Chiesa di Gerusalemme. Paolo VI ha voluto determinare per tutta la Chiesa che la colletta del Venerdì Santo fosse dedicata in tutto il mondo alla Terra Santa. Questi luoghi santi sono per noi una testimonianza incancellabile del passo di Cristo come uomo sul mondo, e perciò il nostro Venerdì Santo deve essere un Venerdì Santo di apertura del nostro cuore ai bisogni dei nostri fratelli della Terra Santa, che oggigiorno dobbiamo anche vederla come purtroppo insanguinata in Siria, in Iraq e in tanti altri posti dove i cristiani soffrono. Parte di questa colletta va alla custodia della Terra Santa, che sono i padri francescani, che giustamente preservano, custodiscono e custodiano i luoghi santi. La custodia di Terra Santa in cifre. Sono 55 santuari della Redenzione, di cui i francescani sono custodi. Tra questi, la Basilica dell'Annunciazione, quella della Natività e i santuari della Passione di Gesù, come il Dominus Flevit, i Getsemani ed il Santo Sepolcro. Oggi la custodia è presente in Terra Santa con 260 missionari e 24 parrocchie. Educare alla pace e costruire una cultura dell'accoglienza. Queste sono alcune delle sfide che la custodia affronta nelle sue 15 scuole sparse in tutta la Terra Santa con i suoi quasi 12.000 studenti. Fondamentali sono le borse di studio per studenti universitari e i sussidi per quelli in difficoltà. Questo è un campo che assorbe parecchio delle nostre risorse, perché le nostre scuole in Palestina soprattutto non hanno nessun tipo di sovvenzione, se non proprio l'aiuto costante della custodia di Terra Santa che riusciamo ad avere grazie alla colletta del Venerdì Santo. Tra le scuole della custodia vi è anche l'Istituto Magnificat. Però penso che la cosa più bella per descrivere il Magnificat è che è una scuola di musica che abbatte le barriere. Sono più di 200 alunni con circa 27 insegnanti, e la cosa più bella è che tutti insieme studiano cristiani, ebrei e musulmani, senza nessuna discriminazione, senza nessuna etichetta, sia gli studenti sia gli insegnanti. Con la colletta del Venerdì Santo, da anni la custodia di Terra Santa si impegna a sostenere i cristiani locali a rimanere, offrendo loro una casa o ristrutturando quella esistente. Sono 630 infatti le case per le famiglie e ancora 4 le case per i malati e gli orfani. Da qualche anno la custodia di Terra Santa ha investito nella comunicazione istituzionale attraverso le due case editrici ed il Christian Media Center. Dispone inoltre di 6 case di accoglienza per pellegrini. Padre Francesco Patton, nel suo messaggio per la colletta, ha sottolineato come il 2017 è un anno speciale per i francescani di Terra Santa, perché ricorre l'ottavo centenario della presenza francescana in questi luoghi santi. La Chiesa stessa ci ha affidato il mandato di custodirli, di prenderci cura della comunità locale come pietre vive e di essere ponte di pace. Nella lettera indirizzata ai vescovi di tutto il mondo, il Cardinal Sandri ha voluto evidenziare l'importanza di promuovere i pellegrinaggi, risorsa essenziale per le popolazioni cristiane di Terra Santa. Il viaggio nei luoghi sacri sulle orme di Cristo, ha sottolineato il prefetto delle congregazioni per le chiese orientali, è non solo una rinascita della fede e una riscoperta delle proprie origini, ma anche un mezzo della nuova evangelizzazione. Certamente l'invito è a venire da pellegrini, ecco, da pellegrini. Quindi venire da pellegrini vuol dire venire da persone che si fidano di Dio,
vuol dire venire da persone che desiderano vivere un incontro con Dio. E quindi quello che io raccomando è venite in questi luoghi, però venite col cuore aperto, venite sapendo che qui Dio vi parlerà, vi dirà qualcosa di speciale, in maniera silenziosa, nel modo che Lui solo sa fare. Però ecco, venite per rinnovare qui la vostra fede, perché qui è la sorgente anche della nostra esperienza di fede. Sono passati ormai 6 anni di questa crisi siriana e la domanda che viene alla mente di tante persone: ma c'è ancora bisogno di un aiuto per la Siria? L'interrogativo di padre Ibrahim al-Sabah, parroco francescano di Aleppo, risuona in fondo al cuore e si scontra con il desiderio di poter dire che no, non c'è più bisogno di aiuto, mentre la realtà dice tutt'altro. Dall'inizio del conflitto sono oltre 400.000 le vittime e 2 milioni i feriti, l'11% della popolazione, stando al report del Syrian Center for Policy Research. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha smesso il tragico conteggio a metà 2014 per mancanza di dati certi. Di fronte a noi vediamo la distruzione di tante chiese e di tanti edifici, di tantissime case in diverse zone. Lo stesso anche continuiamo a soffrire qua, per esempio ad Aleppo, la mancanza di elettricità e di acqua. La disoccupazione è quasi totale perché non c'è lavoro. Ad Aleppo i cristiani sono passati dall'essere 300.000 a meno di 40.000. Tenere viva la speranza in questi contesti è davvero difficile ed è al tempo stesso importantissimo, ha dichiarato il Cardinal Sandri nel suo messaggio per la colletta del Venerdì Santo. Speranza che la presenza della Chiesa aiuta a non perdere. Da quando è iniziata la crisi, la Chiesa si è fatta avanti e ha cominciato ad aiutare fortemente l'uomo bisognoso. Prima con le cose umanitarie di soccorso e di aiuto e poi anche con il servizio spirituale che non ha mancato mai. I progetti si sviluppano attraverso 4 centri di accoglienza che provvedono ai bisogni più immediati, cibo, indumenti o coperte, fino all'aspetto sanitario, economico o educativo. I francescani sono presenti in vari punti della Siria dal XIII secolo e hanno deciso di non andarsene, neppure sotto le bombe. La situazione dei cristiani adesso è una situazione, potremmo dire, di sofferenza da un lato, di attesa dall'altro, nel senso che attendono e desiderano con tutte le forze che la guerra finisca, che ritorni la pace, ed è al tempo stesso anche una situazione comunque di speranza, perché al di là di queste difficoltà, i cristiani continuano a credere che sia importante rimanere lì in Siria, dove la comunità cristiana è presente fin dall'inizio. Stando ai dati dell'Agenzia ONU per i Rifugiati, aggiornati a febbraio 2017, la guerra ha generato quasi 5 milioni di rifugiati, costretti a fuggire nei paesi limitrofi, Libano, Turchia, Giordania e Grecia per lo più. In questo momento c'è questa attenzione particolare per i cristiani che vivono in zone provate dalla guerra, quindi non soltanto la Siria ma anche l'Iraq, dove pure c'era una presenza cristiana molto significativa che ora è decimata, e servono anche per aiutare poi quei cristiani che vivono come profughi. Vale la pena, carissimi, aiutare la gente. Vale la pena oggi fare di tutto, specialmente in questa colletta annuale del Venerdì Santo. E noi continueremo a pregare per tutti voi.
I cristiani che vivono in Terra Santa appartengono a diverse chiese. Sono cattolici, ortodossi, protestanti e altro ancora. Queste comunità ecclesiali hanno patrimoni di storia, tradizione e spiritualità che a volte li accomunano, a volte li distinguono. Molto spesso le famiglie sono composte da membri che appartengono a chiese diverse e così il nucleo familiare diventa uno spazio di incontro e dialogo fra queste comunità. Io non conoscevo la chiesa greco-ortodossa, non pregavo da loro, andavo alla messa di rito latino o melchita. Nonostante abitassi molto vicino ad una chiesa ortodossa, non l'avevo mai visitata. Quando ho conosciuto Marcel e ci siamo fidanzati, lei mi ha portato a conoscere questa chiesa. È stato molto bello per me conoscere un'altra chiesa. Nel 2017 la Pasqua delle chiese d'Occidente e d'Oriente coincide e cade domenica 16 aprile. Ma non è sempre così, perché gli uni usano un calendario basato sull'anno solare, mentre gli altri sull'anno lunare. Questa differenza ha un impatto sulla vita delle famiglie. Normalmente celebravamo le feste ortodosse con i miei genitori e quelle cattoliche con i genitori di Bulus. Adesso che i nostri genitori sono anziani, noi, fratelli e sorelle, li invitiamo a turno, ogni anno nella casa di uno di noi. I nostri cristiani qui vivono tutti assieme. Molte famiglie, quasi tutte le famiglie sono miste, per cui celebrare insieme nella stessa data è un grande sollievo per le famiglie. Soprattutto pensiamo ai villaggi dove ci sono famiglie ortodosse, parrocchie latine e così via. Ecco, questo dal punto di vista pastorale è un grande sollievo e risolve un sacco di problemi per i parroci, per le diverse attività. Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti e si sono moltiplicati gli incontri ecumenici ad alto livello che hanno dato un segno di apertura e di avvicinamento fra le diverse chiese. Questa tendenza sembra essere presente anche in Terra Santa. Il fatto che la Basilica della Natività è in restauro, che il Santo Sepolcro è in restauro, un restauro che continuerà d'accordo il comune tra le chiese dopo decenni di discussioni, il fatto che sia stato fatto anche qui un incontro tra cattolici e luterani, insomma gli incontri sempre più frequenti tra le chiese, il desiderio di collaborazione sono un dato reale e irreversibile. Il cammino ecumenico richiederà ancora molti passi in avanti, in un processo che coinvolge senz'altro non solo la leadership, ma anche il popolo. Quanto io possa fare per l'unità tra le chiese dipende da come io mi comporto con gli altri. Io come laica tratto tutti in modo giusto, senza discriminazioni e pregiudizi. Penso che questo favorisca l'unità tra noi. Certo, c'è ancora molto da fare sul piano pastorale, sul piano della formazione, dell'educazione, nelle famiglie, dove ci sono anche concezioni diverse di sacramenti, di matrimonio. Ecco, dobbiamo lavorare su aspetti concreti, però le relazioni sono molto migliorate. È un'esperienza così forte e toccante venire sui luoghi dove Gesù ha vissuto, camminato, parlato ed è morto per noi. Venite qui in pellegrinaggio, cambia veramente la vita. È un'esperienza fantastica perché il Vangelo si fa vivo. Essere nei luoghi, nelle città, essere in effetti nei luoghi di cui ho sempre sentito parlare. Sono luoghi bellissimi, è un'esperienza bellissima. È così difficile descriverla a parole, l'eccezionalità e la forza di essere qui. Accendere una luce nuova. È questa una delle motivazioni che sicuramente ha spinto questi pellegrini americani a calpestare la terra del quinto Vangelo, dalla Galilea fino alla Giudea, per vivere una profonda esperienza di fede, un intenso incontro con Gesù. Per molti di loro è la prima volta e la adorano.
L'hanno sempre sognata, vista in TV e da sempre volevano venirci. Ed ora che sono qui è tutto quello che potevano immaginare. Sono così impressionata e grata nel mio cuore di essere qui. Così la possibilità di stare sul luogo dove i pastori ricevettero dagli angeli l'annuncio della nascita di Cristo, o sostare nel luogo in cui i discepoli si incontravano per pregare, rende questi posti da sempre immaginati reali. Abbiamo circa una partenza al mese. Abbiamo portato migliaia di pellegrini e vogliamo portarne ancora in Terra Santa per vedere quello che hanno sempre sognato per tutta la loro vita, renderlo realtà. È una cosa bellissima quello che facciamo. Un pellegrinaggio, quello in Terra Santa, che offre sicuramente la curiosità di rileggere il Vangelo con ulteriori e inaspettati strumenti di comprensione. Così pregare il rosario dopo essere stati in Terra Santa è come continuare a fare il pellegrinaggio nella propria mente, perché si torna alla tomba di Gesù, al Santo Sepolcro, si ritorna a Nazareth, nei luoghi del mistero del rosario, e questo fa veramente pregare meglio, è una cosa fantastica. Christian Media Center ha la missione di portare al mondo il messaggio della Terra Santa, la terra del Quinto Vangelo. Trasmissioni, reportage, notizie, documentari, attualità della Chiesa e della vita quotidiana dei cristiani della Terra Santa. Potete aiutarci in questa missione, far conoscere e diffondere il messaggio della Terra Santa. Aiutateci, visitate il nostro sito. Vissuta tra il 1347 e il 1380, Caterina da Siena è una delle grandi mistiche del mondo cristiano, essendo stata destinataria di straordinarie rivelazioni dell'amore di Dio, visioni, estasi, rivelazioni e stimmate invisibili. Il suo confessore, padre Raimondo da Capua, riferì che Caterina parlava con Dio come un'amica parla all'amico del cuore. Egli infatti descrisse Dio come pazzo d'amore per la sua creatura che ha voluto, creato e poi redento. L'uomo senza amore non può vivere perché è fatto da Dio per amore. Caterina da Siena visse il suo grande amore verso Gesù, incarnato e crocifisso, con un impegno caritativo di servizio al prossimo, tanto da essere definita la mistica della strada. Ebbene, poiché il 29 aprile celebreremo la festa di questa grande santa, che oltre a essere con San Francesco d'Assisi patrona d'Italia e anche con patrona d'Europa, nel prossimo incontro avremo modo di conoscere meglio la sua figura. Sarà la dottoressa Franca Piccini, segretaria dell'Associazione Internazionale dei Caterinati, a parlarci di Santa Caterina da Siena. Per realizzare l'intervista ci siamo recati a Siena, nel quartiere Fontebranda, dove c'è ancora la casa di Santa Caterina. Ed è proprio nell'abitazione che ha visto nascere e divenire santa una delle anime mistiche più straordinarie, non solo del XIV secolo, ma di tutta la storia cristiana. Abbiamo realizzato quindi il servizio che vi mostreremo nel prossimo appuntamento di Vivere la Speranza. È tutto anche per oggi, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo incontro.